Amici di Super Six, benvenuti alla ventesima puntata di Video One. La ventesima, numero 20. Roberto Nofilo, Sandra Celentano, 20 giorni che sono con voi. Anzi, un mese, perché noi il sabato domenica, considerando che non andiamo in onda. Basta, dai, arriviamo, il freddo è arrivato, ma noi portiamo una ventata di caldo nelle vostre case. Non si dice mai comunque quello che uno realmente vorrebbe. Cioè, non si dice mai con la bocca quello che uno realmente vorrebbe. Ha dentro. Beh, io invece ho 80... Quindi sono tutto l'opposto di quello che... Che tu sei fuori. In realtà no, io ti posso dire una cosa, sono contentissimo invece di essere con loro, sono contentissimo di essere a Super Six e soprattutto sono felicissimo di lavorare con te. Ma io no. Vabbè, tu no, non me ne importa niente, io vado col video. Tutto sto profilo, devo dirti anch'io, tesoro, quanto sei bello, quanto sei bravo, raga. Non lo dico, Roberto. E cioè, scusa, allora? Allora, senti una cosa, Vittorio, ma... no, chiede Vittorio gentilmente se ci manda il filmato. Vittorio, per cortesia, manda il video e sfumala sulla... Poi ne parliamo poi dopo a casa, te, Sì, perché ormai abitiamo insieme, dopo in realtà. Fatto. Ciao. Ciao.
Oddio. No, guarda che... guarda che tu mi fai ridere perché c'hai sempre 6.000 battute. Mi piacerebbe che tu dicessi magari in diretta televisiva queste cose. Siamo in diretta noi. Allora, guarda che io lo dico, guarda Roberto. No, non devi dirlo, ecco, no. Perché tu lo sai che... Tu non hai peli sulla lingua, secondo me io sei... Io giusto per Vittorio, guarda, non veramente. So, perché non di so. Me non te ne importa niente. No, di te, perché tu mi istigo, lo sai che potrei fare. Lo sai che il giornale che ci sponsorizza, che è Discord, che parla soltanto bene che di te e di me. Del programma, anche perché chi lo conduce. Questo è i sogni, te lo sai sognare. No, te lo dico perché l'ho visto proprio l'articolo. No, perché io non leggo il giornale, tu mi devi avvisare, io non leggo il giornale. C'è scritto, guarda, lo senti centrano Alberto Nofri, cosa è successo? Discotech, è successo nelle discoteche, io impazzisco uno, due, tre. All'Opera, comunque è una bella discoteca, è quella che ci ospita nel programma, lo studio televisivo è fatto qua. Cioè facciamo un po' un promo all'Opera, no? Venite. Ma tu scusa, parli con loro o con me? Con loro di te. Ah, no, perché ogni tanto vedo che tu guardi lì. No, guardo anche là perché vedo degli occhi che mi stanno guardando. Signore, ho visto. Sparecchi tavola, sono le 2:30, i bambini sono usciti da scuola. Basta così. Vedo il programma, no? Altro filmato. Sì. Altro giro, altra cosa niente. Non basta riempire tutto il vuoto che ho dentro. Centro, la tua freccia mi ha trapassato, lasciato morire, io ti sono contro. Impazzire per te non è il caso, ma tu storci il naso, mi guardi negli occhi, sento il contatto anche se non mi tocchi. L'attrazione è fatale, la distanza fa male, ed io non resisto un minuto di più senza stringerti, farti mio, anche se fosse per l'ultima volta. Mi sento coinvolta, resta, cacciarti non posso. Ti sono addosso, ma poi fuori. Vieni fuori, come l'aria io ti porto via. Con un salto esci fuori da te. Vieni fuori, datti spazio in mezzo all'anima. Penso a te,
mentre mi sdraio mi viene in mente. Ridi? Perché bevo il cocktail dell'opera. Sei alcolizzato comunque. No, non sono alcolizzato. Mauro mi ha detto che ha fatto questo cocktail per me. Si chiama infatti DJ Onofi Cocktail Bar by Opera. Comunque, sai che c'è qui? Io lo so. Basta acceso tu. Basta acceso tu. No. Ma c'è un ospite? E che ospite? Dimmi il nome e vediamo se la conosco. No, basta che si gira, capisci subito chi è. Si può girare per cortesia? Chi è? Geggia, il microfono, se no non mi sento. Il microfono, ecco. Salve, salve. Chi è questo soggetto, Rosalinda, che un mi sta baciando soggetto. Lì così? No, no, no. Salve a tutti, salve, salve. Gran bel soggetto. Mi conoscete voi? Sì. Noi, Rosalinda, prima di essere detti insieme, io ero fidanzata con Geggia. Ma quando mai? Ma quando mai? Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non arriverei a tanto. No, voglio dire, sono molto felice di essere in questo vostro programma, tra l'altro seguitissimo, molto bello. Di cosa tratta il nostro programma? Sì, appunto, ecco, mi hanno detto che il vostro programma tratta di culinaria, quindi io mi sono preparata una trentina di ricette pugliesi. No, c'è un problema. Cioè, no, forse, no, non, tu non forse parla... ci stai facendo delle... Ma sono uno sketch. No, io veramente ho portato le polpette, le, come si fanno le, cioè, le allora polpette. Noi non ti vogliamo il nostro programma, che il nostro programma si canta e sì. Basta, cioè video one, certo. Ma allora finalmente posso cantare, posso tu esprimermi, certo, nell'arte. Che tra le altre cose vorrei spezzare una lancia a favore di Geggia, perché Geggia, sì, in arte, io l'ho vista attenta cantare. Attenta a quello che dici. L'ho sentita cantare alla grande sulle note difficilissime di New York e New York di Liza Minnelli. Penso lo sorrende, eravamo... Assomiglia che... a Richard Gere in questo momento, è vero, ci hai fatto gatto. Stai prendendo quota? Cioè, devo dire che veramente stai migliorando, forse sarà la presenza di Rosalinda, secondo me, ecco, perché ti vedo proprio rispetto a qualche anno fa, veramente un gran bel ragazzo, sì. Grazie. Stai diventando un gran bel ragazzo. Pupo, sei. Va bene, allora... Che pezzo ci vuoi? Dimmi che pezzo ci canti e poi dopo... Un pezzo veramente notevole di Cavaross e canto Un giusto feeling per te. E diciamo che è un pezzo bellissimo tu, e io lo faccio. Madonneggi? Sì, lo faccio a tipo Madonna. Quindi so, potete immaginare che. Ah, beh, allora vediamolo però. Te lo faccio adesso, mo direttamente. Vai. 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 Col freddo che mi sale, mi gira intorno e resta lì a guardare. Poi con un riff avvolgersi in possesso di me. Ostinato blues, oh, dove sarai mio caro blues domani? Forse in cerca di un tocco migliore, na 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 na. Se vuoi, tra quella gente che hai
Niente, proprio niente. Cioè, questa qua non riesce. Ma sai, la musica c'è sottofondo, sono no. La nostra musica è diversa dalle altre, perché Video One sicuramente le anteprime le classifiche, Roberto Rofi e Rosalinda Celentano sono i migliori in assoluto, noi ci lodiamo e ci sbagliamo. Però io ti ripeto, siamo dei poveracci, perché da soli ogni volta siamo... Allora chiamateci ragazzi, chiamateci. E intanto andiamo. Scrivete anche qua. Prossimo servizio. Vai, vai. Ti sei mangiato la banana con due salsicce e o parmigiano e mo ti sento male. Se tu ti fai una limonata con tre cucchiaie di citrato, sorrida la giornata ad ed id od. Bueno, what's that? Fotomontaggio, in realtà Roberto non c'è, in questo momento sta nelle discoteche e voi ragazze continuate a chiamare al numero che vi state vedendo adesso in trasmissione e niente, state tranquille perché Roberto in realtà non c'è, io sto, adesso vado a cercarlo.